dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata. E si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe il suo regno. Non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Buongiorno, sono Don Fabio Galeazzi, vicario parrocchiale per le parrocchie del Preziosissimo Sangue e San Corrado. In questa settimana vi accompagnerò in un momento di riflessione sul Vangelo del giorno. Oggi la Chiesa celebra la solennità dell'Annunciazione del Signore, una ricorrenza che solitamente cade il 25 di marzo, 9 mesi prima del Natale, ma quest'anno è stata posticipata, perché non cadesse durante la settimana santa o l'ottava di Pasqua. Tuttavia, siamo sempre nel tempo di Pasqua e può sembrarci strano pensare in questi giorni ad eventi che ricolleghiamo principalmente alla festa del Natale. Vorrei dunque rileggere l'Annunciazione alla luce degli eventi pasquali, perché così come fu fondamentale che Maria accogliesse le parole dell'angelo, altrettanto importante è l'accoglienza della parola che annuncia la risurrezione da parte dei discepoli un tempo e da parte nostra oggi. L'angelo si presenta a Maria salutandola e rassicurandola, dicendo che il Signore è con lei. Nello stesso modo il risorto saluta i discepoli, dice pace a voi, e garantisce loro che sarà al loro fianco fino alla fine del mondo. L'angelo poi annuncia a Maria che sarà chiamata a portare in grembo e dare alla luce il figlio dell'Altissimo. Analogamente potremmo dire che il risorto affida ai discepoli il compito di generare nuovi cristiani mediante l'insegnamento e il battesimo. Infine, l'angelo consegna a Maria una testimonianza della bontà della sua parola, dandole l'immagine, ecco, la testimonianza di sua cugina Elisabetta, che da sterile ora era in attesa di un figlio. Per i discepoli certamente sarà decisivo l'incontro con il risorto, ma forse ancor più decisivo sarà il dono dello Spirito Santo che li renderà tutti testimoni autentici della risurrezione. La parola di Dio, dunque, come a Maria e ai discepoli, anche a noi giunge, rincuorandoci nelle nostre preoccupazioni, coinvolgendoci nell'azione salvifica di Dio per il mondo e mostrandoci segni concreti della sua bontà. Lasciamoci dunque toccare da questa parola e affidiamoci alla sua grande potenza generativa.